Domanda. Io ho conosciuto molte persone che hanno partecipato alle riunioni di vari cenacoli, come questo dell'Ondaggi, ma poi si sono disperse. Altri invece, molto pochi in realtà, hanno continuato a frequentare queste ricerche spirituali. Perché? Perché la maggior parte delle persone le frequenta per avere la conferma della sopravvivenza dei loro cari o per semplice curiosità. Chi invece cerca l'insegnamento di vita che offrono queste ricerche non le abbandona più. La vera festa, maestri. La vera festa. Quella che riscalda e illumina. Non può essere che il matrimonio di voi. E questi due amici. Che con voi oggi festeggiano. Il matrimonio. Rendono sacra la festa. Ogni festa di compleanno, ogni festa per voi è una mezza festa, maestri, una parziale festa, la festa l'unione. È il matrimonio di voi con voi. E per permettere di parlare della sacralità dell'unione. Vedete bene come avete richiamato, creato ciò che sta accadendo oggi qui. E dunque Gael andrà oltre. Se glielo consentite. Questo cenacolo, che è il vostro cenacolo, è il luogo. E le creature che accolgono nel luogo sono un uomo e una donna. E il loro matrimonio vi accoglie. Non potevate trovare un altro posto. Perché ogni esperienza, ogni manifestazione, non è che agnello
che si è fatto carne. Per rappresentare ciò che intimamente già siete. E dunque Gail dirà ancora: che in questo cenacolo si materializza l'uno attraverso la prima esperienza dei due nel matrimonio e dell'unione fra i tanti.